Siamo qui con l'avvocato Pogliotto, presidente del comitato regionale dell'ONC. Avvocato Pogliotto, ci parli della sua iniziativa. L'iniziativa dell'apertura di una sede a Pinerolo dell'Unione Nazionale Consumatori rientra nel nostro programma di attivazione di sedi dell'Associazione di Consumatori, che è la più antica d'Italia, ma ancora poco rappresentata in Piemonte. E quindi vogliamo cercare di incrementare anche a Pinerolo questo servizio per i consumatori. Perché è così importante avere una sede ONC in Pinerolo, nella Valpellice? È importante perché è una sede sguarnita per il momento, per noi è davvero significativo avere la presenza sul territorio vicino ai cittadini di un'associazione consumatori, proprio perché i consumatori non sono loro che devono andare a cercare noi, ma siamo noi che dobbiamo avvicinarci e quindi questa ci sembra un'ottima occasione, oltre al fatto che io sono pinerolese di nascita, quindi sono particolarmente contenta di questa iniziativa pinerolese. Va bene, un'ultima domanda, sulla chiusura del Tribunale di Pinerolo. Per noi è una prima battaglia, una battaglia molto importante, molto sentita dai cittadini pinerolesi, quindi ci è sembrato giusto appoggiarla con convinzione. Riteniamo che un servizio così importante come quello del Tribunale, come quello di dare giustizia, debba rimanere appannaggio del territorio stesso. Pinerolo copre una competenza vasta, anche territoriale, e quindi riteniamo che sia una battaglia giusta, abbiamo voluto iniziare da qui. Grazie a voi. Siamo qui con il dottor Lubrano, buonasera. Dottor Lubrano, può commentarci l'iniziativa dell'avvocato Intanto mi sembra un'iniziativa estremamente positiva. Il fatto stesso che a Pinerolo ci siano dei cittadini consapevoli dei loro diritti, ma anche dei loro doveri, e si riuniscano in un'associazione che poi ha un nome glorioso, quella della ONC, Unione Nazionale Consumatori, è di per sé una cosa concreta, un fatto positivo, una prima pietra, potrei dire, per sensibilizzare quante più persone possibili intorno ai problemi che ci riguardano ogni giorno, tutti da vicino. Seconda domanda, lei ha detto che il magistrato è come il sindaco, in quanto quest'ultimo è l'istituzione più vicina al cittadino. Può commentare questa affermazione? Ma il fatto che sia un magistrato conta fino a un certo punto, può contare sul piano della conoscenza delle leggi, ma il fatto che ci sia un cittadino che abbia riscosso la simpatia quasi totale di una città è di per sé un passo avanti come posso dire, rispetto a una certa classe politica alla quale ci siamo, ahimè, a torto abituati. Noi siamo abituati alle persone che vanno al potere per i propri interessi personali e che poi ne combinano tutti i colori e dopo anni si scoprono le loro marachelle. Vogliamo sperare, come cittadini lo dico, vogliamo sperare che se un magistrato diventa sindaco, conservi come sindaco, diciamo, la lealtà di magistrato. E questo già, secondo me, sarebbe un piccolo ma grande allo stesso tempo passo avanti. Grazie mille, dottore.